dal Don in avanti, nessuna battaglia e men che meno Nikolaevka, i nostri comandanti hanno dato il grido di avanti Savoia, più nessuno, avanti Alpini, si va in Italia. E abbiamo fatto tutte le altre 10 battaglie. A Scheliachino la battaglia entrò anche la Katiuscia, e la Katiuscia dove arriva non si capisce più, dove finiscono le zone di terra e i pezzi d'uomo, perché arrivano 42 colpi come quella che avevamo davanti a noi in un raggio non so di quanti, e quindi fa fuori tutto. A Scheliachino, dopo questa grossa battaglia, il nostro battaglione Morbegno è partito per il nord, mentre noi tutti camminavamo per la via più breve dell'Italia, lui è andato a nord. Naturalmente, quando i russi sono accorti che quello si è, sono arrivati lì e hanno fatti fuori tutti. Ero uno dei 4 portaordini che ero stato mandato per tentare di recuperare il battaglione, no? Anche perché c'erano andate dietro anche le nostre salmerie. E io mi sono salvato saltando su un cavallo. Alla fine della battaglia avevo una corda a mo' di briglia, dove io mi sono attaccato, che lì ho attraversato tutto la balca, tutto il vallone, no? E su dall'altra parte andava sul crinale della balca. C'era una fila di soldati che camminavano. Io sono saltato giù e mi sono avvicinato per capire chi erano, perché potevano essere i russi. Arrivo vicino e distingo che i cavalli non sono cavalli ma muli. Poi i muli li hanno solo gli alpini. Vado avanti ancora. Porcanaia! Sbatto contro la mia compagnia, più culo di così non si può. Guardo indietro e vedo il cavallo fermo, bloccato nella neve, deciso a morire, perché quando si è sudati a 40 sotto zero si congela. Dopodiché ci sono state le battaglie di Nikitovka e poi Arnautovo. Arnautovo, il battaglione tirano che era d'avanguardia, è in pratica stato distrutto, e lì mi ricordo che i russi tagliavano la coda portando via. Noi eravamo di retromarcia per evitare una parte, perché erano di questo. Il comandante della 48esima compagnia del Tirano, un colpo di mortaio, di cannone, gli ha portato via tutta la pancia. Allora lui si è tirato su con la palla dalla neve, era caduta, si è tirato su dalla neve. Le viscere se le ha messe dentro nella pancia, e poi ha detto ai suoi alpini che l'avevano messa su una slitta: cantatemi il capitano della compagnia, quel famoso canto. Io sono arrivato nel momento che cantavano, oggi ma sei scemi, se fanno i cori. Mentre cantava il capitano della compagnia,
Poi l'hanno caricato su un'ardita, è uscito dalla sacca ma è morto. Dopo Scagliacchino, la Cuneense è andata avanti diritto, diritto, per la strada più logica, ed è arrivata a Valuiki, dove i russi avevano preparato delle forze robuste, e fu distrutto. In pratica, noi, avendo avuto la sofferta dal maggiore Fischer, che con le radio dei semoventi riusciva ancora a sentire, è andato dal nostro colonnello, comandante del reggimento, e ha detto: io sono a vostra disposizione. Aveva capito che l'unica possibilità di uscire da quella bolgia lì erano gli alpini. Ci ha detto: no, no, andiamo su. E così noi siamo andati, come vedi, un po' più a destra, verso nord, ma poco, verso nord-ovest, e siamo arrivati a Nikolaevka, dove lì ci aspettavano anche lì. Siamo arrivati tardi, nelle prime ore del pomeriggio, perché eravamo attorniati da quei 40.000 sbandati che oltretutto ostruivano. Prendevamo il fucile dalla parte della canna, pestarglielo sulla testa per avere il passaggio. Finalmente siamo arrivati e davanti c'era il Tirano e il Vestone e il Valchiese che tentavano di sfondare ma non ce la facevano. Allora il reverbo gli dice: Belotti, il maggiore, l'ultima speranza è l'Edolo. E poi è saltato sulla frontale del semovente: avanti Trilentina, si va in Italia. Pensa te che posizione da tirassegno che era. Allora giù tutti assieme, tutti abbiamo capito che oramai era l'ultima possibilità di salvarsi, di tornare. Siamo andati giù tutti sparando, ammazzando tutti. A destra è caduto il generale Martinat, no, tranciato da che si è piegato in due. Poco avanti il mio amico sergente maggiore del mio battaglione di Teramo, e siamo arrivati alla ferrovia che taglia e al famoso sottopassaggio, no? Che era la tomba garantita, per la semplice ragione che appena a destra c'era su un fucile, una mitragliatrice posante puntata sull'uscita, c'era niente da fare. E dopo c'è un episodio che gli alpini del Tirano sono riusciti a farla saltare, uscendo di colpo dalla galleria, no? Uno con in spalla la mitragliatrice pesante, un altro col nastro dei proiettili e uno dietro a sparare. Usciti di colpo, param! Hanno sparato dove c'era il mitragliatrice e li ha fatti fuori. Dopo la battaglia di Nikolaevka abbiamo fatto ancora 800 chilometri. Partiamo la mattina, noi portaordini d'avanguardia, compito ispezionare che nelle baite, nelle isbe a destra e a sinistra della strada che dovrà fare il grosso del battaglione, non ci siano dentro dei partigiani. Allora, da Nikolaevka a Uspenka entriamo in tutte le baite. Io e un altro, no? Entriamo in una baita, caccio la mano dietro a una stube e blanco un polpaccio di un uomo.
un partigiano, allora torna indietro, spara un colpo in alto, allora lui viene fuori, lui e un altro, due ragazzi giovani, mani in alto, fuori, contro il muro. Sanno che non possiamo fare altro che ammazzarli, perché chi fa i prigionieri? Facciamo fatica noi a camminare. Uno tira fuori il portafoglio con su, non so, la mamma, e fa così. Io guardo il mio caporale giudice. Te? Se fumo? Lui prende il fucile, pam, pam, spara per aria, a fanculo. E siamo andati via.